Sto avendo un flashback del cenone di vigilia di Natale, ma questo è il cenone di vigilia di Capodanno. Eccoci ragazze, stesso posto, stessa ora, siamo qui il 31 di dicembre pronti a friggere il mondo. Friggiamo qualsiasi cosa, la chef non è cambiata, squadra che vince non si cambia, buonasera. Buonasera. Buonasera, cosa propone stasera lo chef? Lo chef propone calamarata. Ok. Con vongole. Ecco qua ragazze. Fasolari. Bene bene, poi vabbè, qui sta facendo la frittura di calamari. Frittura di calamari. Quelli cosa sono? Queste sono le treglie. Ok, le triglie o le triglie? Boh. No, si chiamano treglie. Va bene. Oppure triglie. Poi. Come le vogliamo chiamare? Come vi pare, basta che ce le mangiamo. Bravo. Questo poi, è mio marito che sta chiamando. Qui ci sono i gamberi. Sotto c'è altra frittura già pronta. Un'altra insalata di polipo, ragazze, perché comunque. No, questa baccalà, che cos'è? Questa baccalà, è il baccalà fritto. Frutta secca. Le noci, l'insalata di polipo che è qua sotto. Super super abbondante. Chi ha visto il vlog precedente si ricorderà della scarola riccia e di tutti gli altri ingredienti per fare la nostra insalata di rinforzo, che è questa. Mancano solo le olive, che saranno aggiunte poi stasera. Stasera, se mi riesce, a differenza dell'altra volta, vi faccio anche le riprese di tutti i piatti, così almeno li vedete anche impiattati e completati. Qua dentro cosa c'è invece? Il cosiddetto, ci sono le anguille. L'anguilla e il capitone. Il capitone che di Napoli. È classico, insomma, della cucina napoletana a Natale. Ce l'abbiamo qua. E poi vi ricordate di questa tavola fortunata dove è scoppiata una bottiglia di vino bianco? Bene, preparare. Ora è tutta pulita, ma è da preparare. Anzi, ho comprato le candele rosse e adesso vi faccio vedere anche le decorazioni che ho comprato per allestire, insomma, il soggiorno di là. Però è giusto per far, insomma, divertire le bambine. Qui ci sono due bambine bravissime. Vai. Che stanno gonfiando i palloncini. Una infila il palloncino. Vedete, è proprio una catena di montaggio che funziona benissimo. E l'altra gonfia. E io faccio i nodini. E ora vi faccio vedere anche le altre decorazioni. Allora, ho comprato questa ghirlanda qui con la scritta Happy New Year. Ed è il primo anno che la trovo, perché di solito ci sono sempre quelle tipo di San Valentino con i cuori. E invece quest'anno c'è proprio quella a tema. Candele per il tavolo. Poi vabbè, qui ci sono tutti i palloncini. E poi... poi la cosa più carina che ho preso è questo party set photo booth. Praticamente ci sono tutti questi, non so se si vede bene, ci sono tutti questi, insomma, per fare le foto. Vedete le foto carine di fine anno, quindi il cappellino, la barba, Buon Natale, l'alberello, il pacco regalo, eccetera eccetera. E li utilizzeremo stasera per farci le foto. Adesso iniziamo a montare un po' tutto. Ci abbiamo una marea di palloncini da gonfiare, perché questi sono quelli che venivano con il gonfiatore, ma quelli rossi in realtà sono una marea. Eccoli qua. Però devo dire che queste bambine, ora c'è anche la terza aiutante che è Marianna, che ormai la conoscete, e io ho salutato con la mano, senza voce, ma vi ha salutato con la mano. E sono molto brave, quindi dovremmo finire per mezzanotte di gonfiarli tutti. Allora, mettiamo questa ghirlanda. Più su, sali più su, ancora più su, ancora l'ultimo, qua. Brava. Facciamo un nodino. Spesa last minute prima del cenone. Vediamo che cosa c'è in questi sacchetti. Allora, troviamo carne macinata. Quanti sono questi? Sono 1,1 kg. Poi questa è la carta igienica. Il pane casareccio. No, no, questa è carta igienica, ma tenderly soft che. No, ti ho pigliato pure che. Allora, carta igienica, ci sono anche tovaglioli. Poi c'è il pane casareccio salato. Coca-Cola, che la dobbiamo mettere subito in frigo. Umberto, vai. Renditi utile, metti il frigorifero. Poi un bel po' di passate di pomodoro. Chissà se sono ancora vive. C'è quasi un pacco intero qua dentro. Quella di Valfrutta al vapore, passata vellutata.
E poi ci sono un sacco di gnocchi, sacchettoni di gnocchi freschi. Ogni sacchetto è da quanti chili è? Un chilo. Domani fai la pasta al forno con gli gnocchi, gnocchi al forno? Gnocchi al forno domani. Bene, ora mettiamo tutto in frigo e poi cominciamo ad apparecchiare. Allora, avevo chiesto a Marianna di appendere un po' di palloncini in giro qui per casa, ma adesso la trovo col cotone rosso, che non so neanche dove abbia trovato, devo dire la verità. Cosa stai creando, Mary? Sta creando una ghirlanda bellissima. E a saperlo non prendevamo quella di carta, la facevamo soltanto, guarda che bellina. Ma poi dove la appendiamo questa? Sempre lì? Penso vicino al portoncino, va bene? Sì, altrimenti là, guarda, vicino al... Bello. Bene, bene, però è un lavorone, solo che sei piuttosto veloce, devo dire. Se no ne facciamo due, una la mettiamo là e un'altra la mettiamo là. Sarebbe bellina anche sulla porta qua, vedi, sulla porta scorrevole. Non vorrei che poi aprendo le porte si spacca tutto. Vediamo un po', ti sto inquadrando da dietro. Bellino così, o sopra la TV, anche sopra la TV, non è male. Dobbiamo trovare il mondo per fermarli. Oh, scotch, sì, scotch. Aspetta che lo prendo. Oh, guarda che bellina è venuta. Ti piace Gabrielino? Ah, e c'è anche Gabrielino! Eccolo, che si è andato a preparare per il veglione! Gabrielino, dove vai dicendo, stasera di bello? Ho detto, mi prendi dicendo la scala, che c'è una scalinata. E chi si è tronista? Gabrielino è il tronista. Allora, Gabrielino, guarda, Marianna ha fatto una bellissima ghirlanda che abbiamo appesa lì sul mobile. Sulla parete, molto molto bella, ci piace un sacco. No? Vabbè, lo puoi anche lasciare così. Fa l'onda. E se no, lascialo, sì, cioè staccalo magari. Tanto basta che non basta. Ma come mi ha fatto sbagliare? Ma che cavolo so? È un Bert Momite. Piano. Piano abbiamo preso invece della falanghina. Sì. E vabbè, ci vediamo stesso. Bene, bene. Ora volevi fare un'altra ghirlanda, qua suona la porta in continuazione. Ecco, Marianna ha aggiunto un altro dettaglio, questa pallina qui, e poi scorriamo, la pallina qui. Tra le altre cose, questa è la vetrina di mia mamma, e lì ci sono delle cose anche del mio matrimonio, del battesimo di Megan, poi magari una volta ve le faccio vedere. E quindi Gabri, avevo comprato il gonfiatore, ragazzi, rieccomi, sono in bagno, non sono sul water, sono sulla vasca. Non siamo ancora così in intimità a questi livelli, lasciamo stare. Comunque, abbiamo finito di decorare casa in maniera, avete visto, molto molto rossa, molto tranquilla per le bambine, e adesso mi faccio lo shampoo perché la Mary mi fa i capelli. Però oggi faremo una piega diversa, cioè partirà sempre con la base liscia e poi la concluderò io, e vi faccio vedere che cosa ho intenzione di fare. Tra le altre cose, i miei capelli sono cresciuti tantissimo. Io non sono riuscita ad andare dal parrucchiere, come vi dicevo nel blog precedente, perché oggi ho avuto troppe cose da fare, e alla fine ho deciso che vado direttamente a Firenze quando rientro a farmi la ricrescita. E quindi ora mi faccio lo shampoo e poi facciamo la piega insieme. E diversa rispetto all'ultima volta, perché il liscio adesso l'ho fatto, voglio fare una cosa diversa. Come l'altra volta utilizzeremo questo shampoo qui, perché ho solo questo, e poi questo balsamo qua di Fruit, ma vi devo dire che comunque l'accoppiata va bene, l'importante è usarla una volta l'anno o due, come nel mio caso.
ragazze, non ho preso l'asciugamane per i capelli, cioè c'è soltanto questo piccolino da bidet pulito naturalmente. Adesso vado di là a recuperarne uno per asciugarmi i capelli. Sono sempre la solita. Missione asciugamano compiuta, ragazze. Sono riuscita a trovarlo, rosa tra le altre cose. Ora andiamo ad asciugare i capelli. Adesso giro, si va giù, che c'è un po' di macello, e iniziamo la piega. Ragazze, Marianna colpisce ancora. Ho i capelli che sono una nuvola, sono morbidissimi, cioè sono veramente, dal vivo sono più belli che in video, ve lo dico, perché qui sembrano tipo, non lo so come, ma sono perfetti, belli belli belli. Però questa non è la piega finale, perché adesso devo andare a cena, perché appunto ho deciso di fare lo shampoo prima del cenone, perché naturalmente dopo mangiato non era il caso mettersi a fare lo shampoo eccetera. Ma dopo mi farò la piega particolare che vi dicevo prima e vi faccio vedere che cosa combino. Sono bellissimi, però mi dispiace quasi perché sono talmente belli anche così. Dovrei soltanto cercare di portarmi Marianna a Firenze, così ho la parrucchiera in casa personalizzata. Vi piacciono? Che dite? Ecco la nostra tavola senza bottiglie di vino scoppiate. Questa è stata apparecchiata da Umberto, che è mio fratello. Mancano le candele, ma adesso le aggiungiamo. Umberto, qui cosa abbiamo a centro tavola? Strichetta raggiunta. Eccoci. Certo, dove ti vuoi sedere? No, Elisa, Megan e tu. Ma va benissimo, va benissimo. Che? Ostriche e taratufi. Sì, ecco. Sì. E poi vabbè, dopo vi abbiamo faccio l'eccellenza del vino campano, azienda Feudi di San Diego, ragazzi, questo lo dovete assaggiare, perché e nessuno, rigorosamente rigorosamente Moesha non con le ostriche, ovviamente ostriche e champagne, ragazzi, quello ci vuole. Gabrielino sta già assaggiando. Cosa assaggi, Gabrielino? Semplice. Non ti gonfiare con il pane, sennò poi dopo non mangi. E ora vi faccio vedere poi tutti i piatti di pesce di stasera. Buon appetito! Calamarata di vongole. Bravo. Questa era una ghirlanda. Poi ora si è afflosciata e devo andare una... Non si sa che... Ora è carino, dai! Poi abbiamo appeso le palle, già l'avete viste. Le palline qui, guardate che carine. Sì, Marianna, ma si sono fottute una pallina qua. Ce ne stanno 5. Un po' ubriaco Marianna. Ah, eccola la pallina, eccola, mettiamola a posto. Ma questa è scappata di mano, sta lì. Aspetta un attimo qua. Madonna mia, ragazzi, abbiamo appena finito il cenone. E quindi siamo un po' così, Ciao zio. Mi ha accogliata particolarmente, come potete sentire. Ciao. E non siamo riusciti a farvi vedere tutti i piatti, cioè solo il primo, poi c'avevo troppa fame, quindi mi dispiace, però era tutto buonissimo, vero Mary? Confermi? Conferma pure il vino, vedi, Marianna conferma che il vino bianco era molto buono, eccellente. E ora mi vorrei andare a fare la piega, ma mi sa che me la faccio domani. Perché adesso giochiamo un po' a carte, un po' a tombola. No, domani alle 10:30 che sono. Sono già le 10:15, mi sa che. Infatti, ora ci dormo sopra e domani mi faccio la piega di cui vi parlavo prima. E niente, ora si gioca un po' a carte, un po' a tombola. Ti aspettiamo la mezzanotte. Vuoi salutare Eli? La mia nipotina? Dallo da lì, dice ciao a tutte, saluta. Ciao a tutte. Hai visto? La mia nipotina, la cuginetta di Megan, è qua. Oh oh oh, Babbo Natale, sei pronto per il 2020? Sì, ma moltissimi. Ma dove sono gli altri? Una bella panza. Mamma Natale, Babbo Natale. Otto, sette, 5, 4, 3, 2, 1, vi faccio rendere l'idea di quanto, di quanti fuochi d'artificio ci sono laggiù.
laggiù è Napoli praticamente, non rende bene, ma veramente, perché noi siamo dentro, fuori fa freddo, non ci penso proprio a uscire, c'è il mondo. Buongiorno, buon anno ragazze, buon 2021, buon 2021, buon 2021, oggi c'è una giornata 2021, madonna mia. Buongiorno Gabriele, buon anno, buon 2020. Con una bella giornata di sole. Hai visto? Cioè, il sole è pazzesco ragazze, sembra, è più caldo che a Pasqua, veramente. Questo giorno è come se rappresentasse il primo mese. Di gennaio, domani, quindi sarà tutto soleggiato. Febbraio. Ah sì? Ma ci sta dicendo? No. Sì? Un modo di soleggiando, dire. Soleggiando, sì. Ah. Happy New Year, buon anno, buon 2020. Noi ci prepariamo per un mega pranzo di... Che è questo? Capodanno, mi sono persa. Sì, Capodanno. Mi sono persa, tra Natale, Capodanno, si mangia solo. Ciao ragazze, buonasera. Noi siamo appena tornati dal cinema, siamo andati a vedere Tolo Tolo di Checco Zalone. La recensione ve la faccio in un altro momento del film. Comunque, volevo farvi vedere questo look, secondo me super carino, di oggi, di Capodanno. E Gabriele ci aiuterà, vero Gabri? Perché non so veramente come farvi vedere. Allora, ho indossato questo cardigan qui, che è blu, ma penso che lo conosciate già con tutte le applicazioni. Un lupetto bianco. E poi volevo farvi vedere questi pantaloni qui che avevo comprato proprio qua. L'avevo fatto vedere in uno dei video precedenti, questo di lana plissettato, culotte, quindi appunto che arriva sopra la caviglia. Ovviamente sotto ragazzi io le calze perché fa freddo, e poi sono andata a mettere questo calzino qui per spezzare un po' con la sneakers. E devo dire che il look mi piace un sacco. Vedete com'è carino? Secondo me è molto molto carino, è caldo, è comodo, il lupetto bianco va benissimo perché richiama le scarpe. Comunque il taglio dei pantaloni così dovete tenere presente che non è classico, cioè se ci mettete la scarpa classica diventa anche classico, ma a me piacciono molto i pantaloni culotto con le sneakers perché comunque li smorzate molto. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo look. Ho dimenticato di dirvi che secondo me non ci starebbe male anche una cintura in vita appropriata, anche un cinturino sottile, e non vi preoccupate, non vi allarga, è l'effetto un po' della videocamera e del maglioncino sotto un po' più corto, ma assolutamente non tende ad allargarvi. Il modello che comunque è a palazzo, e anche se siete un manico di scopa, insomma, comunque ovviamente allarga la figura perché è il modello, però non siete voi. Sono comodissimi in vita perché hanno questo elastico morbidoso, e poi ne avevo preso anche invece un altro paio che forse anche avevate visto, invece con il con l'effetto lamé all'interno, quelli non li ho ancora messi. Niente, insomma, volevo farvi vedere questo look qui. Quelle sono le ciabatte di Megan e quello invece è il mio zaino. Adesso invece avevo un dubbio per quanto riguarda i capelli. Ora vi faccio vedere la piastra. Allora, mia cognata mi ha prestato una piastra che invece aveva comprato, non lo so se l'anno scorso, che voleva utilizzare per la figlia. Ed è tra le altre cose, aspettate, accendiamo la luce, ok. Mi diceva che, com'è all'interno, non mi ricordo, comunque che non rovina i capelli, non di ceramica, di resina, non lo so cosa aveva detto. Ora ve la faccio vedere così mi dite se la conoscete, perché io non la conoscevo. È questa, e viene addirittura con il cappuccino sopra, vedete? Cioè si toglie il cappuccino e ha il copripiastra dentro, è tipo bronzo, ed è questa di questo brand che non so se si legge, ve lo dico io ragazze, si chiama Chiepe Professional. So che aveva speso anche un po', mi ha detto, e io l'ho presa. Forse c'è scritto di che cosa è fatta dentro la piastra, aspettate: Nano Diamond Titanium Tourmaline. Esperte di capelli, venite a noi e diteci che vuol dire. Comunque, me la sono fatta portare perché volevo farmi la pettinatura di cui vi parlavo ieri, perché ormai era ieri. Però, cosa è successo? Che ieri non ci sono riuscita perché comunque era l'ultima dell'anno. Oggi abbiamo fatto il pranzo di Capodanno e neanche ci sono riuscita. Ma parlando con mia cognata, l'altra, perché ho due cognate, ormai l'avrete capito, le dicevo: guarda, io devo andare dal parrucchiere, quasi quasi vado dal tuo, che poi lo conosco anch'io perché ci sono state diverse volte, perché ragazzi, questi capellini qui, ora, con la piega liscia, insomma, stamattina stavo cercando di sistemare
la riga, perché la volevo centrale, ma dove la giro giro spiccano questi fili. È soltanto un po' la ricrescita, però si sta allargando e a me non piace, perché comunque poi sono brutti da vedere. Allora pensavo, prima di risalire, di andarmeli a sistemare. Vi dico la verità, che sono quelli dietro, gli antiscivolo di Megan, va bene. Altra cosa, stamattina me li sono messi io. Comunque, quindi io pensavo di andare tra domani e dopodomani a sistemarmi i capelli. E però è uno spreco adesso mettermi lì a farmi tutta l'acconciatura, perché volevo fare delle onde super particolari per tenere insomma questa piega fino a che risaliamo, perché comunque i capelli li ho lavati ieri, avete visto. Però io sto quello che è 20 minuti, 30 minuti a farmi i capelli, e poi magari domani o dopodomani mia cognata mi chiama perché sentiva il parrucchiere, andiamo lì e faccio lo shampoo. Cioè è una perdita di tempo, quindi non ci penso proprio, penso proprio che non lo farò. Altrimenti dovrei lasciarli così e aspettare insomma che risaliamo, andarmi a fare la ricrescita là. Ma si pigliano a parte, si pigliano il doppio, poi non so dove andare. Cioè che faccio, vado a provare uno così a caso e poi almeno questo lo so come lavora. Comunque breve breve tulo tulo, perché non vi voglio dire niente, magari non siete ancora andati a vederlo, quindi è un bel film, è stile Checco. Mi aspettavo di più, sì, però capisco perché lui abbia dovuto fare il film in questo modo qui, in quanto bisogna fare, cioè doveva fare molta attenzione, perché è un tema delicatissimo, affrontato con molta intelligenza, e secondo me mette d'accordo tutti gli schieramenti che riguardano questo discorso, diciamo, questo problema dell'immigrazione, perché affronta sia quello che può essere il pensiero di alcune persone che quello che può essere quello dell'altro, l'affronta in maniera molto intelligente, ironica e simpatica. Quindi vi dico solo questo, perché non mi piace fare spoiler, non vi voglio rovinare. Noi siamo andati subito, avevo prenotato i biglietti già giorni fa, perché ci piacciono molti i film di Checco. Sicuramente gli altri sono stati più divertenti secondo me, però appunto mi rendo conto che un film così, con un tema così delicato, non poteva essere altrimenti, cioè non poteva comunque lui esagerare, e l'ho affrontato anche con molta intelligenza, autoironia, anche sul nostro paese insomma, ma anche appunto sulle persone che emigrano verso il nostro continente. E niente, andatelo a vedere se avete la possibilità di andarci, vi fa sicuramente riflettere. In entrambi i casi, insomma, qualsiasi sia il vostro pensiero riguardo questo tema. Comunque ora sono strapiena, ragazze, non riesco neanche a respirare. Infatti non vi volevo far vedere questo look perché c'ho una panza che veramente, con questi pantaloni, io li ho messi per sta comoda, ma spiccano, cioè spicca la panza, forza, perché ho mangiato un sacco, cioè in questi giorni sono stragonfia, ma immagino lo sappiate tutte. Poi ho fatto vedere cosa abbiamo preparato, quindi tra pizze, primi, pesce, cioccolata, panettoni, pandoro, poi siamo andati al cinema un sacco di volte, cioè veramente ho fatto il pienone. Ora vado a vedere un pochino che si fa questa sera, anche se insomma noi tra poco dobbiamo ripartire. Sono sempre molto triste quando ciò accade, perché quando torno qui la sensazione è quella di come se non fossi mai andata via, e soprattutto si sta bene, ragazzi, a casa si sta sempre bene. Cioè sì, ti abitui in un'altra tipologia di cultura, perché comunque anche stando in Toscana c'è un'altra cultura rispetto a quella dove sono cresciuta io, c'è un'altra tipologia di modo di vivere, di civiltà intesa in un altro modo, di modi di fare, quello che ti pare, ma casa è casa, e rimarrei volentieri anche qua, ma è anche giusto insomma rientrare in sé e rientrare a casa. Buongiorno, buongiorno ragazze, oggi già prontissima, e anche presto, perché sono le 10:10, ma sono già preparata, vestita, sistemata, perché oggi ho un po' di commissioni da sbrigare prima di partire. A brevissimo ripartiremo, torneremo in Toscana, e ho un po' di cose insomma da sistemare oggi, anche se ci piacerebbe, vi dico la verità, andare a fare un giretto a Napoli. Ci piacerebbe andare a fare un giretto a Napoli con Gabri, perché da quando siamo tornati non siamo mai andati, cioè da quando siamo arrivati non siamo mai andati, e l'ultimo giorno utile sarebbe oggi. Quindi vediamo se riusciamo oggi pomeriggio, perché comunque c'è ancora il sole. Devo dire che da quando siamo qui abbiamo preso tutte giornate bellissime di sole,
quindi siamo stati comunque molto fortunati da questo punto di vista. Ora lo chiediamo in diretta a mio marito, ieri ne avevamo parlato, così gliel'avevo accennato, vediamo se vuole andare. Gabri, buongiorno. Buongiorno. Ci vuoi far vedere in pigiama? No, sono tutti in pigiama, sono molto, molto pigiama. Disordinato. Molto disordinato, ancora più bello quando è disordinato. Comunque, dicevamo, andiamo a Napoli oggi? Fare una passeggiata in oggi pomeriggio? Dipende da tante cose. Gabriele, che impegni hai? Dipende dalla voglia. Ah, e allora è una questione di voglia, penso proprio che andremo. E niente ragazzi, io adesso vi saluto perché appunto vedo un attimino tutte le cosine che ci sono da fare. Poi oggi dovrei andare a cambiare anche due cose che avevo preso, ma non vanno bene. Un paio di scarpe a Megan, sono troppo grandi. Sono troppo grandi perché nonostante lei abbia il numero grande, però è il piedino da bambina. Quindi appunto queste scarpe che le ho preso le vanno larghe. Vanno bene di lunghezza, ma sono larghe. E poi una cosina invece che avevo preso per me, che ho cambiato la taglia due volte ma non riesco a trovare la mia taglia giusta, di conseguenza vuol dire che è il modello che non mi va bene e quindi lo cambierò. E ci aggiorniamo dopo.